goes on and on and on. Bravo amore! Buongiorno a tutti! Benvenuti in questo nuovo video, ragazzi! Dobbiamo fare qualcosa di importante. Cosa stai facendo te là? Sì, lei che va nello scivolo. Quest'oggi dobbiamo svuotare la piscina. Più che altro è già stata svuotata, ma è giunto l'ora di levarla completamente, perché ci ha messo tipo due settimane ad asciugarsi, perché il tempo era così. Dimmi amore, hai fatto cacca? Hai fatto cacca? Guardiamo se hai fatto cacca. Aspetta, guardiamo se hai fatto cacca. Non facciamo vedere a nessuno, ok? Ferma. Amore, hai fatto cacca e si sente già dall'odore. Ti cambiamo e poi continuiamo il video. Hai fatto cacca, vero? No. Come no? Hai appena detto che hai fatto cacca. No, non andare nello scivolo, amore, che la schiacci. E signorina cacca, hai finito di fare tutto questo casino? Vieni a aiutare il papà, che adesso dobbiamo fare una cosa bellissima. Oh! Cosa fai? Sono Roda che corre. Bene, allora per rendere il tutto ancora più perfetto, io devo fare una cosa bruttissima. La mia mamma sarà molto arrabbiata di tutto ciò. Io devo andare in piscina ad aspirare tutte le foglie che ci sono. Questo sarà molto divertente. Ah, secondo me facciamo uno, due, tre. Oh! Tanti di voi diranno: "Mai così, rompi la piscina". No, non rompo la piscina. Guarda! Guarda papà! Aspira tutto papà così. Mette già il massimo per il fatto. Oh! Se papà fa proprio così invece. Oh, così ci va bene, guardate, viene bello pulito. Oh, ti piace. 1000 euro ora intanto stanno litigando, mentre io devo fare sempre le cose brutte. E ciao. Guardate, è venuto quasi tutto perfetto. Ora, questa direi di levarla fuori con la batteria di ricambio. E in un minuto... Va bene. Diciamo che è scivolata accidentalmente. Facciamo così. E in un minuto, facendo così, si leva tutto il resto. Grazie Aurora comunque per aiutare sempre il papà. Vedo che sei molto disponibile. L'hai usata tutta l'estate. Però quando bisogna pulirla, chi se ne frega? Fa tutto il papà. Schifo un ragno. Fa tutto il papà quando bisogna pulirla, vero amore? Sì, lo so, sì. Dove sei? Fatti vedere. Aurora? Dove sei? Cosa fai là? Vieni dentro, dai. Vieni con papà. Pronta? Uno, due, tre. Appa! Sei tutta sporca. Guarda, puoi uscire. No, guarda che facciamo così. Guarda che puliamo. Guarda papà come fa veloce, si pulisce tutto subito, Eccia! Sì, la eccia! Guarda come si pulisce tutto! Oh! Hai visto? Amore, tu non è che devi passare sopra il papà! Perché adesso vedrò la parte bella! Oddio, quanto è sporco! Una volta che abbiamo finito! Ciao amore! Una volta che abbiamo finito di passarli in velocità, dobbiamo levare tutti i pali e piegarla. Quello sarà davvero divertente nel farlo. Però comunque facciamo tutto papà, veloce. No. Come no, amore? Dobbiamo levarlo, non possiamo lasciarla tutto l'inverno. Abbiamo aspettato già 2 settimane che si asciugasse perfettamente. Guarda, amore. Altro che robot pulitore. Prossimo anno papà si mette la maschera e va lui sott'acqua a pulire il fondo. Guarda, bello pulito in velocità. In 2 minuti fa tutta la piscina, hai visto? Adesso puliamo anche Aurora. Guarda, amore, è molto perfetto. Amore,
Stai pulendo? Sì, no, no, in bocca, papà. Pulisci, pulisci anche tu la piscina, amore. Vai, dai, pulisci, pulisci. No, la schiena di papà, pulisci qua. Pulisci, dai. Oh, dai, dai, questo è sfruttamento minorile. Dai, giù, pulisci. Brava, amore, allora ti faccio fare tutta la piscina a te. Sì, sì. Sì, sì, fai tutto a te. Questo. Sei sicura? Questo devi mettere tutte e due le manine. E vai via così dopo. Così pulisci sempre. Va bene. Ah, pulisci i bordi. Amore, quanto è bravo! Quanto è brava la mia bambina! Sì! Sì, la mia bambina è brava! Non posso, meno fatica quando vai in palestra. Porca! Manca solo qua. Questo è un pezzettino di foglia. Sì. Qua, e abbiamo finito praticamente. Ho perso un polmone. Però è venuta, guardate, è venuta davvero davvero bene. Praticamente è nuova. Diciamo che allora ha dato il tocco d'arte con la pancia, perché dove passavo io che era bagnato, allora con la pancia asciugava. Quindi ora l'unica cosa è uscire e iniziare a fare la parte brutta. Sì. Perché ora devo levare tutti i pali, quindi la piscina si deve abbassare. E questo non è facile. Però ce la faremo. Dopo devo capire come piegarla. Faremo tutto in super velocità. Ah, giusto Aurora, mi aiuti? Mi aiuta. E come mi aiuta? Bella, fuori uno. Io direi di metterli tutti qua. Tocca il secondo. Il problema è che sono incastrati davvero bene. Fuori due, più facile più visto, dai. La scaletta possiamo levarla. Allora, secondo i calcoli lascerei 4 nei lati che sono quelli doppi. E leverei tutti questi. Dovrebbe reggere lo stesso. Leviamo i 4 nei lati e lasciamo i primi due. Proviamo. Ok, ci sta, ci sta, ci sta, ci sta. Ci sta. Ci sta questo. Sì, ciao ciao anche a te. Cos'è? Ho smollato quasi. Tutti i pali. Amore, quelli sono i pali, non dovresti tanto toccarli. Adesso proviamo a staccare questi. Questo è difficile. Ma rinnego tutto, non è difficile come pensavo. No, sì, è difficile. Papà? Eccola là. Questi sapevo che avevano tipo dei problemi. Con questo è da tirare santi. No! Uno. E madonne. Però l'importante è che sia venuto fuori lo stesso. Buona. Uno. Papà? Ah, cavolo, è rientrato di qua. Siamo quasi, amore, arriva papà, eh. Papà è un pochino indaffarato. Manca l'ultimo. Che strano che fa vederla così giù. Ferma letta, latte, piccola tata. Oh oh, questo è difficile. Allora, andiamo a fare così. Una ciliccia con le mani. Schifo. Oh. Manca l'ultimo. Ce la farà il nostro supereroe? Bisogna. Se no resta quanto l'inverno così. Amore, anche io ti voglio bene, però. Papà, guarda quanto casino hai in giardino. No, 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 no. Vieni fuori, amore. Ok, allora papà ha levato tutto. Ora bisogna levare solo questi pali. Poi piego il telo tutto quanto. Che è la cosa importante. Perché dopo i pali posso anche prendermeli e lavarmeli tranquillamente dopo. Il problema è se piove. Perché il telo non si asciuga più. Come vedete, tutti i pali sono stati levati. Che era il pezzo difficile? Papà. Cosa fai te dentro la casetta là? Cosa stai facendo dentro la casetta? No. Uno, due, tre. Stella, dove sei? Aurora. Guarda se vieni a aiutare il papà che c'è un casino qua. Guardate qua che casotto che c'è. Guardiamo sotto. C'era un pezzo di molletta sotto. Ah no, sono quelli che sono venuti adesso. Però bene. Pensavo decisamente guardate il segno. Perché c'è sto segno? Sembra tipo che si sia smarrita sotto. Perché guardiamo com'è sotto più che altro. No, sotto è veramente messo bene. Bene, bene, bene. Allora, ho notato una cosa.
è tanto brum pum pum, tipo qua, un sacco. Quindi tanti di voi mi avevano chiesto perché levi la piscina, Mike, che queste sono adatte ad essere riempite e tanto poi le copri d'inverno. La levo perché appunto devo levare tutti i teli, rimettere un altro piano di terra in modo da farla tutta super equilibrata e fine aprile la butto già su, in modo che comunque con i primi sori già di maggio si scalda e per maggio, i primi di maggio è perfetta per buttarti, prendere quel colpo di fresco. Quindi resterà solo 4-5 mesi senza, però il terreno sarà perfetto perché alla fine era proprio così. Però sono soddisfatto davvero, ha tenuto tutto l'estate, sono felice. Ora devo solo riuscire a levarla. Ragazzi, questa è la conclusione della piscina. Adesso devo solo piegarla. Oh, mi siedo, non ce la faccio più, è stata stancante. Tata, vieni qua col papà. No, grazie, papà. No, grazie, non vuoi venire col papà? No. Dai, vieni qua con me. No, grazie. Guarda, piango. Aurora. 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 Ehi. Non piango più. No. No. Vai, casca. Vieni qua. Dai, braccio. Dai. No, perché non vuoi venire col papà? Sempre la solita antipatica. Madonna, guarda questa radice dove è arrivata. Brava. Assurdo. Bestiale. Prossimo anno sto pensando di mettere giù le piastrelle, quindi vi aggiornerò nel tempo. Beh ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non vi siete iscritti, perché noi ci vediamo domani, come tutti i giorni, alle ore 14:15. Sì, pensiamoci. L'orario lo stiamo cercando di ristabilire in base ai vostri orari di scuola per rendere il tutto più agevolato a voi. Guida Mike! Bau! È tutto! Ci vediamo in un prossimo video! Ciao!